Buonasera a tutti, ben ritrovati dopo la pausa della Pasquale. Ci ritroviamo con il nostro progetto. E vi ricordo rapidamente chi siamo. La Miumbria è il coordinamento delle 6 associazioni micologiche presenti nella nostra regione, le quali tutte aderiscono al coordinamento stesso. Perugia, Terni, Spoleto, Foligno, Gubbio e Gualdo Tadino sono le città rappresentate e noi, cercando di difenderci da questo brutto periodo che ormai da più di un anno ci sta tenendo bloccati nelle nostre abitazioni, abbiamo deciso di intraprendere un percorso così divulgativo inerente alla micologia, per cui tutti i venerdì ci incontriamo alle ore 21 per circa un'oretta e ogni sera tratteremo un argomento diverso. E lascio la parola all'amico Giancarlo che presenterà il relatore di questa sera. Grazie Andrea, buonasera a tutti. È per me un immenso piacere, un onore presentarvi il professor Maurizio Tafini, che ha frequentato il liceo classico Annibale Mariotti, lo ricorderà come professore di greco e di latino per il circolo micologico naturalistico perugino e per la micologia in Umbria. È stato ed è una persona importantissima come sostegno e rappresentanza per la sua competenza in materia di micologia e non solo. Nel 1995 ha scritto per il Circolo Micologico Perugino il suo capolavoro, Il nome dei funghi in Umbria, frutto di una capillare ricerca durata circa un decennio, per cui molto capillare nei comuni umbri, testo che è stato poi preso ad esempio per le recenti pubblicazioni. Questa sera il professor Maurizio Tafini parlerà della sistematica, della tassonomia e dei nomi dialettali in Umbria. Non mi resta che augurarvi una buona visione e un in bocca al lupo a Maurizio. Buonasera a tutti, grazie Giancarlo per le belle parole, non tutte meritate. Io qui ringrazio il coordinamento della Miumbria per avermi affidato l'incarico di questa serata, una serata impegnativa per la varietà e la complessità dei temi. E il tempo a disposizione che è per forza limitato, per cui la trattazione sarà di necessità abbastanza veloce. Spero di cavarmela e di portare nella parte di mia specifica competenza qualche novità. Parlando di sistematica, è opportuno forse in via preliminare, diciamo, questo per i non addetti ai lavori, naturalmente, chiarire ancora una volta la distinzione tra classificazione e determinazione. Negli incontri precedenti si è parlato di determinazione sul campo, a tavolino, in laboratorio. I micologi della Miumbria vi hanno illustrato le tecniche e dato esempi di come riconoscere l'esemplare di fungo che avete tra le mani. L'osservazione attenta delle forme, dei colori, il gusto, l'olfatto, la lettura delle descrizioni sui manuali, le chiavi dicotomiche, i reagenti, il microscopio, sono gli strumenti necessari alla determinazione per mettere un po' d'ordine nel campionario di funghi che avete messo nel cesto. La determinazione è altresì indispensabile poi in una mostra di quelle organizzate dai nostri gruppi micologici. La mostra è l'occasione importante per sollecitare l'interesse dei visitatori e anche un'autoverifica della capacità
capacità dei determinatori, che sono soddisfatti della qualità e anche del numero delle specie esposte. Alla fine della mostra si fa sempre la conta, no? In queste occasioni la determinazione deve essere certificata mediante l'esposizione di un cartellino. Ecco la mostra, ecco il cartellino, ecco Bistocchi e compagnia che stanno scartabellando dentro l'archivio. In queste occasioni la determinazione deve essere appunto certificata in modo che questa scheda, insieme al cestino del fungo, questa scheda che costituisce la carta d'identità del campione esposto, motiva il visitatore a chiedere chiarimenti, magari anche a contestare, magari lo facesse sempre, contesta l'identificazione, ma siamo sicuri che è quello il nome dialettale, ma noi lo chiamiamo in quest'altra maniera, commestibilità, ma io credete che è velenoso, io lo mangio in continuazione. Con una piccola, diciamo prova, no, di quello che si riesce poi a fare nei momenti successivi. C'è un magari un abboccamento, un appuntamento, ci rivedremo in sede al prossimo corso. Insomma, eccolo il cartellino che è il punto d'incontro tra la determinazione, fino adesso abbiamo determinato, e la classificazione. Il determinatore, dal più diciamo preparato alla persona più semplice che si limita a riconoscere quel fungo talmente importante da mangiare, ecco, ha riconosciuto la specie, ma la specie è già stata definita nei suoi caratteri distintivi da uno scienziato. Lo scienziato è quello che troviamo menzionati nel caso che si tratti di più di uno, diciamo subito dopo, in questo caso sotto, il cognome e il nome del fungo. Lenz, tra parentesi, era quello che aveva dato la paternità al Boletus Satanas, ora tra parentesi, perché qualcun altro, questi due cinesi, l'hanno ribattezzato il fungo Rubro Boletus Satanas. Questi micologi hanno studiato con gli strumenti tradizionali, ma soprattutto attualmente mediante l'analisi molecolare, che interpreta i dati ottenuti con l'estrazione del DNA e delle altre macromolecole che contengono informazioni sul genoma. L'autore si prende la responsabilità di fissare una volta per tutte fino a prova contraria però, l'unicità delle sue delle caratteristiche della specie, e a riprova, a garanzia delle sue affermazioni, consegna e conserva in un erbario l'olotipus. Che sarebbe l'olotipus? Sarebbe il tipus, il campione. Ora, una volta il campione era costituito da una descrizione, in genere in latino, così facevano dall'Inneo in poi i micologi. Adesso invece va consegnato anche un essiccato del fungo, di modo che un domani si possa verificare. Ho letto da poco che a Bologna, proprio, ne parlavamo prima, c'era un erbario di Saccardo e ne hanno cavato, diciamo, 21 campioni, e di questi 21 campioni ci si è accorti che in realtà alcuni erano identici e quindi non costituivano specie differenti, altri invece erano proprio sbagliati. E quindi capite come la situazione sia in evoluzione, per questo che ci si danna tanto per correggere questi benedetti nomi di funghi. Insomma, l'autore che fa? Colloca l'oggetto della sua classificazione, in quel fungo, in un posto preciso, il posto che compete al fungo all'interno di un sistema
che riunisce in una struttura ordinata ogni fungo o in generale ogni essere presente in natura. Tutto questo sull'esempio del sistema che concepì Linneo quando pubblicò nel 1735 Sistema Nature, l'opera fondamentale che inaugura il metodo di classificazione dei viventi ancora in uso per molti aspetti. Vi presento tre frontespizi delle due opere fondamentali di Linneo. A sinistra trovate la prima edizione, quella del 1735, nella quale nel sottotitolo c'è scritto Regna tria nature sistematice proposita. Qui questo insistere su sistematice, i tre regni della natura proposti in maniera sistematica. È da qui che nasce il discorso della sistematica, almeno la terminologia, ma sicuramente anche l'impostazione. Questa è l'edizione, la decima, la più importante. Vedete che Linneo nel frattempo, nel giro di una ventina d'anni, è diventato veramente qualcuno, è diventato cavaliere, poi lo faranno anche nobile, è l'archiatra del re di Svezia, è medico, è professore di medicina e botanica a Uppsala, è nelle accademie di tutto il mondo, che ne so, Leningrado, Berlino, Londra, Firenze è importante, Firenze è quella di Micheli, e il titolo rimane lo stesso, il sottotitolo però dice attraverso i tre regni della natura secondo classi, ordini, generi e specie. Poi aggiunge sotto, parla dei caratteri. Le specie sono distinte con i caratteri, le differenze, i sinonimi, i luoghi della raccolta, del reperimento. La terza immagine è invece quella delle specie splantarum, le specie delle piante riferite a piante conosciute secondo metodo corretto, riferite ai generi, e poi anche qui la distinzione differensis, eccetera. Questa perché è importante? Perché è qui che appare e si definisce il metodo, l'altra diciamo merito di Linneo, vale a dire la nomenclatura binomia. Ogni essere vivente, nel caso di Linneo anche la pietra, perché il terzo ordine è quello minerale, lapideum, dice lui. Ogni genere vivente ha un nome che è uguale, che condivide con tutte le specie che hanno le certe caratteristiche, è il nomen genericum. E poi il nome del genere, ma quindi anche generico. Il secondo termine, che è spesso descrittivo, che spiega, poi vedremo come questo discorso si riflette, o meglio, è preceduto dai nomi dialettali umbri. E il secondo è il nome specifico, il nome della specie. L'idea di genere, di specie, sì, specie aspetto, ma genere faceva riferimento alla generazione, alla nascita, in cui lui aveva in testa che la sua classificazione si basava su quello che chiamava l'apparato sessuale delle piante, e parlava di organi riproduttivi. Ebbe problemi, fu addirittura denunciato dallo Stato svedese per immoralità, e la Chiesa luterana lo sospettava di libertinismo. Ora, il principio, vediamo un po' cosa rimane di Linneo, il principio della distinzione dei regni è rimasto,
c'era anche la discorso della sessualità delle piante, c'è qualcosa che diciamo fa anche curioso, no? Regnum vegetabile, chiave di sistema sessuale, il matrimonio delle piante, le nozze delle piante, e poi quello che in greco diventa gamia, quante volte le usiamo sta parola in greco. Lui è un po' latino, un po' greco, eccoli i discorsi, con piante, con un solo uomo, con due uomini, con tre uomini, insomma era una cosa che ai preti da allora non è che gli andava tanto bene. E poi queste erano nozze pubbliche, manifeste a tutti, che si celebrano apertamente su un letto oppure su più letti, ma c'erano addirittura le nozze clandestine che si celebrano di nascosto. Insomma, andando a finire, queste sono poi quelle che andano a finire alle crittogame, nozze nascoste, questo vuol dire crittogame. Ebbene, dicevamo, andiamo avanti, cosa è rimasto di dei regni di Linneo? Qui vediamo uno dei più recenti, forse non l'ultimo, modo di rappresentare i regni della natura. Non c'è più naturalmente il regno minerale, ma questi cinque regni, le monere, ma ne ha parlato mi pare Giorgio Materozzi di questo, le monere, i protisti e poi quelli più evoluti, i funghi stanno a metà tra le piante e gli animali, perché sono organismi, i funghi eterotrofi come gli animali, ma non per ingestione, si nutrono dell'altro, eterotrofi, ma per assorbimento, e a differenza delle piante non hanno la fotosintesi clorofilliana. Il sistema di Linneo prevedeva, avete visto, anche i ranghi tassonomici che sono però si sono ampliati nel frattempo. Qui vedete un discorso di carattere generale, qui un discorso più specifico per i fungi, il regno dei fungi alla latina. Non c'era il dominio, c'era il regno, non c'era il filum, c'era la classe, c'era l'ordine, c'erano il genere e la specie. Attenzione a questo filum. Quando si parla di filum, e poi magari si parla di filogenesi, filogenetico, attenzione a non confondere questo filum con il prefisso che vuol dire amico, filologo, quello è un altro filo, quello vuol dire amico. Questo vuol dire, questo filum ha a che fare con fila, filo, filone, filetta, anche quella del pane, ma perché indica un qualcosa, un schieramento allungato. E che cos'era? Nient'altro che il clan dei guerrieri greci che diciamo si presentavano tutti insieme sul campo di battaglia, riuniti per etnia, era un clan. Ecco il significato di filo. Quindi filogenesi è chiaro che fa riferimento a una discendenza per clan, per appartenenza genetica a un medesimo progenitore. Nel regno dei fungi, tra l'altro, qui trovate i ranghi magari più utilizzati, accompagnati dal suffisso specifico, volendo fare l'esempio del Boletus edulis, la divisione basidio-micota, la sottodivisione agarico-micotina, la classe agarico-micetes, la sottoclasse agarico-micetide, l'ordine le boletales, la famiglia le boletace, e poi in fondo il Boletus edulis, il genere e la specie. Insomma, qui sarebbe l'inizio di un discorso più approfondito su sistematica e tassonomia in senso moderno. Io mi accontento di dirvi questo. Intanto attenzione a un uso confidenziale dei due termini, perché spesso sono considerati sinonimi l'uno dell'altro.
vogliamo distinguere in maniera semplice, diciamo che la sistematica si occupa di studiare i rapporti filogenetici, cioè le relazioni di parentela tra i diversi organismi e la loro storia evolutiva. Invece la tassonomia è da considerare una sua sottodisciplina che ha il compito di classificare gerarchicamente e di attribuire un nome ad ogni organismo vivente. Anche qui attenzione col discorso attribuire un nome, poi si fa confusione. Tassonomia non ha nulla a che fare con nomia, non vuol dire nome, vuol dire, come in tante altre parole di origine greca, vuol dire legge, regole sui taxon, su ogni taxon, plurale, sui taxa, e anche questa parola diciamo si riferisce al termine greco taxis, dipende da taxis, che sarebbe la collocazione appropriata, a seguito di una disposizione. Paragone giusto è quello con il mister della pallacanestro o del pallone. Lui ha la tattica. La tattica che cos'è? È quella di piazzare ogni giocatore al posto giusto. E così è la tassonomia. Mette ogni diciamo taxon al posto suo. Dicevamo della classificazione binomia, vedete, mentre tutti gli altri ranghi hanno la maiuscola, il nome di specie va sempre scritto minuscolo, Boletus edulis. Questo perché? Perché il nome del fungo è nella sua completezza Boletus edulis. Comincia con la B e non si conclude se non con edulis. Quindi questo va messo sempre minuscolo, nome generico e nome specifico, nome di specie. Eccolo qua, Boletus edulis, l'autore. Nei cartellini mettiamo anche il nome dialettale, il nome dialettale su cui vedrete che ci sarà da litigare un pochino con questi micologi che hanno un po' condizionato la storia della micologia successiva. Ce l'ho un po' con Linneo, vediamo perché. Sul nome dei funghi c'è grande attenzione, sul nome scientifico dei funghi. Non passano 2 o 3 anni che non ci sia un congresso che stabilisce un codice internazionale di nomenclatura in generale per tutte. L'ultimo l'hanno fatto in Cina, mi pare, almeno se non, penso che sia l'ultimo, comunque anche per i funghi in particolare qualche volta sono stati fatti dei incontri particolari. Tra i principi fondamentali del codice di nomenclatura vi leggo questo: nomi scientifici sono dei gruppi tassonomici, sono trattati in quanto latino, sono il latino. E questo in omaggio alla tradizione, senza alcuna considerazione per la loro derivazione. In sostanza, se c'è un tedesco che si chiama Krombols e vuole dare il nome a un genere, è quella, diventa Kromboltziella. La parte iniziale rimane tale quale, ma poi il suffisso è latino. Le desinenze sono latine, anche se è un nome di un cinese. Come si pronuncia il latino della micologia? Bisognerebbe distinguere tra pronuncia e accentazione. La pronuncia, in fin dei conti, va dietro al modo con cui il latino si pronuncia
nelle varie tradizioni scolastiche. In Francia si pronuncia in una moda, in un modo, in Germania si pronuncia in un altro, in inglese dicono Caesar, in Cesare, in tedesco ne dicono Kaiser, in francese dicono César. E naturalmente la cesarea si pronuncerà di conseguenza. Questo per quanto riguarda la pronuncia dei singoli suoni che vanno un po' dietro alle lingue. Quanto all'accento tonico, che è fonte anche di qualche discussione, rompo le scatole spesso dentro il circolo, lì dovremmo essere un pochino più rigidi, perché la regola è abbastanza rigida, ma adesso vi risparmio e magari ne parleremo un'altra volta. Perché adesso, diciamo, forse è il momento di venire a parlare dei nomi dialettali dei funghi in Umbria. Bella sta foto, eh? Col sinale a cogliere funghi con la bambina. Il nome dialettale dei funghi in Umbria è un argomento che avete sentito da Giancarlo, ma ha portato via parecchio tempo, ma non solo a me. Parliamo di nomi dialettali, intendiamo dire non il nome comune italiano del fungo, come quando si dice italianizzata la falloide. No, quello è il nome comune italiano. Parliamo dei nomi dialettali, vale a dire dei nomi del contado praticamente umbro, delle varie zone dell'Umbria, che si sono rivelate una maniera di diversità dovuta un po' alle condizioni di isolamento in cui la regione, l'arretratezza economica in cui la regione è vissuta, un po' al fatto che per l'Umbria sono passate tanti di quei popoli, tante di quelle genti, che il linguista Moretti, che era il più grosso esperto di dialettologia umbra, parlava di Umbria come crocevia linguistico. Ora, come si fa ad andare a trovare i nomi dei dialettali? Bisogna andare a cercare la persona che non è non c'è più questa persona. 40 anni fa, 50 anni fa si poteva fare di andare a trovare una persona che non aveva cultura libresca o televisiva e non aveva frequentato i tanti corsi di divulgazione, di formazione micologica che i gruppi micologici umbri fanno da tanto tempo. Allora facciamo un po' la storia di quest'opera, perché è importante. Quando si cominciò a parlare di questa idea della ricerca sul nome dei funghi, c'erano solo due circoli micologici, c'era il circolo micologico perugino e il gruppo micologico ternano. Ora, l'attenzione dei funghi andava poco più in là del territorio cittadino, e soprattutto era l'attenzione, nemmeno a dirlo, dei micofagi, di quelli che si domandavano: ma sto fungo se magna? E solo dopo mediante appunto l'informazione teorica, qualche manuale, le mostre, con l'uso dell'automobile, l'esplorazione andò più avanti, e lì si presentò subito un problema. Un problema, qual era il problema? Questo fungo è il Turino? Sì, no, come no? È il Turino, ma sarà quest'altro il Turino? E qui nasce il problema. Con lo stesso nome, Turino, in Umbria, un conto se siamo verso la parte ovest della montagna, si intendono gli agarici importanti, gli agarici pregiati, prelibati,
dalla parte opposta, di là dal lago Trasimeno, il Turino e il Satanas, o comunque qualsiasi altro fungo che va respinto perché immangiabile. Com'è questa storia? Poi a così pochi chilometri di distanza. Ebbene, si cominciò a concepire l'idea di andare a ricercare un pochino più oltre. Una ricerca che risolvesse problemi non solo linguistici, ma che per esempio aiutasse a una determinazione veloce nel caso di un avvelenamento. Adesso si fa la lavanda, però se tu gli chiedi che hai mangiato, mangiato i cruccoli, potrebbe essere importante dare una scartabellata all'elenco dei nomi dialettali e vedere se ha mangiato la falloide o la macrolepiota procera. E allora questa ricerca, che è partita con grande entusiasmo, che prevedeva appunto un metodo con tutti i crismi dell'epoca, bisognava selezionare gli informatori non acculturati, registrare le interviste, non c'era la quantità di immagini digitalizzate dei PC. C'erano solo due libretti di fotografie e libri del CETO, non c'era altro. Fondamentale fu il finanziamento regionale e soprattutto, voglio dirlo, la collaborazione tra i due gruppi micologici, allora appunto PIE Perugia e Terni, e grazie a questo se nel giro di 4-5 anni questi gruppi riuscirono con passione e impegno notevoli a fare oltre 150 interviste. Il merito di queste interviste va ripartito tra tutti i membri dei circoli, ma io voglio appunto per le interviste fare una menzione particolare e ricordare Orietta Cardetti per il nord dell'Umbria e Giorgio Materozzi insieme ai suoi amici del gruppo micologico ternano per la parte della provincia di Terni. Oltre che mi piace ricordare qui vecchi amici che non ci sono più, come Ottorino Valeri, come Fausto Tomassoli. Poi dopo la ricerca sul campo sono seguiti per il sottoscritto tempi lunghi dell'impegno personale, sbobinatura, trascrizione fonetica, ricerche bibliografiche, infine stesura del testo, apparati. Ecco che è venuto fuori questo libro. Un libro che in effetti è proprio vero, è un unicum. C'erano stati dei precedenti da non confrontare, paragonabili. C'era un piccolo lavoro di Arietti sulla provincia di Brescia, c'era il lavoro della linguista Giacomelli in Toscana, ma il livello della Giacomelli provava a coprire tutta la regione, ma con grossi equivoci, una grande linguista ma assolutamente inesperta di funghi, e venivano fuori delle cose improponibili. Qualche apprezzamento c'è stato, qualcuno ha provato a continuare, c'è una pubblicazione del Circolo di Reggio Emilia che ha provato a mettere insieme tutti i nomi dialettali italiani, a fare il conto, un terzo sono quelli che vengono da questo libro, un terzo sarebbero i funghi umbri. Sono per 104 specie di cui riconosciute, determinate, diciamo, ci sono più di 1200 denominazioni. Nel libro ci sono indici, cartine, eccetera. Ora finiamo di elogiare queste cartine come queste, no? Una cartina nella quale si vede bene la distribuzione del Turino e del Prataiolo, dove il Turino è un fungo cattivo, naturalmente prevale l'altra
definizione, prataiolo, ma questo prataiolo perché magari non hanno il Turino di montagna. Va bene. Vogliamo parlare adesso di qualcun altro che prima di noi aveva registrato dei nomi simili. Poi vediamo di leggere questa serie. Prignoli, Porcini Malefici, Prataioli, Turini, Boleti, Boleti, finisce la sorpresa, Ordinali, Manine, Vesce di Lupo, sembrerebbero nomi contemporanei, invece l'autore è questo signore qui, Pietro Andrea Mattioli, botanico, senese d'origine, e poi a Trento, è uno dei tanti che è andato poi a fare esperienze lassù, ma ha portato la sua formazione micologica locale dalla Toscana e dall'Umbria, dall'Italia centrale, che vengono tutti grandi conoscitori che precedono l'epoca di Linneo. C'è Mattioli, c'è il Cesalpino, che è di Arezzo, il fondatore della botanica italiana, e poi ci sono le glorie umbre importanti. Una è da Bevagna, Alfonso Ciccarelli, un personaggio importante tra le altre cose, importante soprattutto per questo Opusculum de Tuberibus. È la prima opera al mondo sui tartufi, de Tuberibus. È un personaggio che faceva di tutto, andava oltre, faceva anche i diplomi falsi di nobiltà, le patenti false di nobiltà, fece una finaccia nelle galere pontificie. Ma intanto, ecco, di Bevagna. Il personaggio più importante però, naturalmente, è questo signore qui, Federico Cesi, duca di Acquasparta, personaggio di altissimo livello. Cesi, il cognome, dal centro, dal piccolo centro che si sta sopra la conca ternana. Federico Cesi è un nobile, di famiglia molto benestante, a feudi in Umbria, a palazzi a Roma, è un appassionato naturalista, è entusiasta delle novità scientifiche dell'epoca, fonda la prima e più importante accademia scientifica italiana, vale a dire l'Accademia dei Lincei, di cui questo è il simbolo, la lince. La lince, l'animale dalla vista acutissima, la vista acutissima che consente di andare a vedere, unisce a sé Galilei che cominciava a maneggiare le lenti prodotte dagli olandesi e tiene a battesimo per esempio il telescopio. C'è un greco a casa di Federico Cesi e gli crea il nome telescopio, quello che serve a vedere lontano. Lo stesso avviene con il microscopio, cioè quello che serve a vedere le cose piccole. Non è solo teorica la passione di Federico Cesi, è anche una passione proprio naturalistica vissuta. Lui va in giro per la campagna a cercare, a vedere. Su questo ci torniamo dopo, passiamo un attimo qua. Va in giro per la campagna a che fare? Fotografie? Non c'erano le fotografie, bisognava disegnare e lui non era particolarmente bravo e perciò si faceva accompagnare. C'aveva il pittore personale, il grafico personale al seguito, che era un olandese, persona di cultura, ma anche bravissimo, aveva una mano notevole, e comincia a raccogliere le immagini di quello che vede in diretta o, per esempio, qui. Cosa c'è scritto qui? Microscopio observatus, osservato al microscopio. Oppure, guardiamo qua,
Ecco una bella tavola. Indovinate che c'è scritto qui in piccolo? Palumbelli. Da dove l'ha preso sto nome? E l'ha sentito dal contadino che l'ha portato a farglieli vedere. Oppure guardate qua, oh che bel farinaccius. Gli sembrava un po' troppo volgare quel farinaccio che sentiva. E allora che fa? È un nobile in fin dei conti, no? E allora lo nobilita, lo latinizza. Ecco l'inizio di un'operazione che faranno parecchi anche dopo Cesi, per tornare un attimo all'eredità di Cesi che purtroppo ci è sfuggita, parlo dell'Italia e anche dell'Umbria. L'acqua sparta è rimasto il palazzo, ma la raccolta diciamo notevole di tavole dipinte di Cesi sono parecchie, e prese un'altra strada. Un collezionista suo contemporaneo, Cassiano del Pozzo, le rilevò, passò in mano a un cardinale. Nella fine Settecento il re Giorgio III d'Inghilterra acquistò tutta la collezione di Cassiano del Pozzo. Mettiamo che fosse la collezione degli Alinari, prima della fotografia. E adesso, da qualche anno a questa parte, in Inghilterra, a Londra, pubblicano queste immagini, queste tavole, fanno diversi fascicoli, distinte fungi, piante oppure altri genere di immagini. Ma ecco, i funghi con i nomi dialettali rilevati da Federico Cesi ce li siamo fatti sfuggire. Non è colpa nostra, non comandavamo noi comuni mortali all'epoca. Farinaccius, i nomi volgari, i nomi volgari poi diventano latino. Non solo, il binomio, ancora non c'è Linneo al tempo di Cesi, siamo circa più di 100 anni prima. Il binomio già c'era nelle campagne umbre. Un conto era il nome di genere, un conto c'era il nome di specie. Porcino de Scopo, porcino de Castagno. Abbiamo anticipato proprio quel tizio di cui parlavamo prima, il quale, essendo svedese, poteva conoscere benissimo le piante, sicuramente era un appassionato. Addirittura cambiò il proprio nome e si fece chiamare Del Tiglio, perché c'era un tiglio, un lint, che era davanti a casa sua, e Linnaeus vorrebbe dire quello del tiglio. Però per i funghi, dovendo prendere in mano tutti gli elementi della natura, che cosa fece? Latinizzò quello che trovava con metodi diversi. Per esempio, il fungo dell'esca. Il fungo dell'esca, che è un fungo conosciuto da parecchi secoli prima di Cristo, con un nome greco che poi vedrete, dalle parti nostre serviva come esca, è servito diciamo per tante cose, ma come per accendere, per attizzare il fuoco. Bene, allora doveva dargli un nome latino. E allora cosa fa? Prende il latino fomes, fomitis, che vuol dire esca, gli cambia nome. Poi, dovendo mettere il doppio nome, il nome di specie, che cosa fa? Raddoppia la radice di fomes. Fomes, fomentum, è la stessa parola, come se uno dicesse esca e schina. E così fa il binomio, un pochino inventando e partendo dal nome volgare italiano, anche se è una tautologia. Sapete come si chiamava questo in epoca agarico?
Questo era l'agarico, no? Perché veniva dal paese degli agari. Vediamo questa bella immagine. Siamo poco dopo la fondazione dei Lincei e la troviamo questa immagine in nel frontespizio di un libro di un micologo di Rimini, Battarra, che scrive Fungorum agri ariminensis historia, la ricerca sui funghi nella campagna, nel contado di Rimini. È bellissima questa immagine. Intanto domina la lince, l'appartenenza è fondamentale. La lince con i suoi grandi occhi profondi, dalla vista acutissima, è chiaro il riferimento al microscopio, naturalmente. E poi i funghi, eccoli, ce li vedete un po' da tutte le parti, compreso l'agarico. Da una parte c'è Atena, Minerva, la saggezza greca, e poi questa bella scritta greca. Il greco a Rimini, vicino a Ravenna, era particolarmente importante, si conservava la tradizione greco-bizantina. Questa scritta piacerà moltissimo ad Andrea Arcangeli, il quale ci fa sempre la predica, che dice: «Micas teorumen u fagumen». I funghi, micas, noi altri li osserviamo, teorumen, non li mangiamo. Era una bella predica. Ora, la suggestione del greco provoca delle cose ridicole. Vediamo un po' questa qua. È un nome creato da Battarra. Alectorolofoides Christagalli, che è il Cantarellus Cibarius. Ora, da dove gli viene in mente di tirar fuori, invece di dire ovvero la cresta del gallo, ma vogliamo fare il percorso contrario. Partiamo da pizzaiallo, la cresta del gallo, il pizzo del gallo. Ecco, lui che ha fatto, ha preso pizzaiallo, l'ha tradotto in latino, crista galli, la cresta del gallo, poi gli pareva poco. E allora l'ha ritradotto in greco, perché alectoro vuol dire gallo e lophos vuol dire criniera, cesta. Alectorolofoides, a forma di cresta di gallo. Gli è sembrato di fare chissà che. Un esempio banale più conosciuto, Licoperdon. Licoperdon, il greco serviva a mascherare una cosa poco, diciamo, dignitosa. Perché la loffa di lupo, tradotta in greco, è perdon licu, la loffa di lupo. Perdon licu, la scoreggia di lupo, la puzzola. D'altra parte il greco poi è fondamentale, perché l'avete visto, il Linneo, la Gamia, eccetera, poi Basilio, Ascomi, insomma, c'è parecchio greco nella terminologia micologica. Gli errori fatti dai micologi, diciamo queste forzature ecco, fatte dai micologi, sono presenti anche per i nomi dell'antichità, non solo i nomi dialettali. Boleto era un nome che era non solo dell'antichità classica, ma era anche un nome dialettale, perché si era nella continuità della tradizione dalle parti vicino a Roma, nel centro Italia, anche un pochino più a nord, continuava a indicare le ovole. Però Linneo non lo sapeva, non aveva molta conoscenza dei funghi, ripeto. Per cui viene fuori che usa Boletus per il genere di funghi apuri, non c'entrava niente. La signora di Ramazzano, mi pare, che intervistammo quando facemmo la ricerca, tirò fuori una bella giaculatoria. Prima di entrare nel bosco faceva la preghierina: «O Madonna de Loreto, fatemi trovare un porcino o un boleto». Un porcino e un boleto, non è un porcino e un boleto, la stessa cosa, sono due cose diverse. Un porcino è una cosa e il boleto
è un'altra. Lasciamo perdere perché qui vola il tempo, è il momento di fare una carrellata del nome dei funghi. Io ho cercato di fare un'analisi componenziale, mi fermerete quando siamo andati troppo in là, un'analisi componenziale, cioè distinto e raggruppato i nomi e le denominazioni dei funghi in base all'elemento che caratterizza il nome popolare, per esempio la stagione di crescita. Secondo la stagione di crescita, ecco che ci abbiamo fatto una selezione: maggiaiolo, vernino, brumano. Il maggiaiolo verso Perugia è la gambosa. A proposito di fotografie, ecco, devo ringraziare Giancarlo Bistocchi, devo ringraziare tanti altri, Mario Iannotti, il forum dell'Amint, ecco, altri, e appunto a maggio arriva il maggiaiolo. Oppure per il Lepidum, vernino. È un nome che trovate dalle parti di Tavernelle, Panicale, è il fungo, il porcino d'inverno. Più caratteristica è la Nebularis, la quale naturalmente Nebularis, forse Nebularis, va bene, era facile naturalmente trovare il colore come motivazione del nome, ma del resto bruma indica tra le altre cose la nebbia, ma prima ancora di indicare la nebbia indica il periodo nel quale c'è la nebbia, perché bruma voleva dire nella tradizione è il brevissima dies, il giorno più breve dell'anno, novembre, dicembre, è a quest'epoca che si trova il brumano o brumeo o, che ne so, a Poggiodomo, il brugnolo d'autunno. Andiamo a vedere funghi caratterizzati dall'habitat. Sono tantissimi, è normale. Pinarolo, pioppino, cerquigliolo, non ve li devo spiegare, carpenello, prugnolo, spignolo, scopaiolo, per prugnolo e spignolo è riferimento al prugno selvatico, scopaiolo e crocciognolo sono il riferimento all'erica scoparia, a Narni il crocciognolo è l'erica, pretarolo per una forzatura satirica, anche prete qualcuno chiama il prataiolo, per il prato. Oppure tutti questi, l'icinetto, il cino, argino, orsino, non c'entra l'orso, è una variante di argino, orgino, alcino, che indica o l'epidellum lepidum o l'igroforus russula. E il motivo dell'orsino probabilmente è una forzatura della una paretimologia degli abitanti, dei feudi, degli orsini nella parte sud ovest dell'Umbria, i quali hanno, diciamo, rimodellato il nome, il ricordo di un termine, un casato tanto importante all'epoca. Con il licinetto e il cino, naturalmente il riferimento è al Quercus ilex, all'elce, o leccio, e quanta mamma delle ritelle, ci sono diversi, mamma degli ordinali, mamma delle ritelle, si intende un fungo che è presente quando vicino ci sono tante ritelle, ma può intendere anche il luogo nel quale si trovano con facilità le ritelle, in questo caso le ramarie, le manine o dittine. Andiamo avanti, vediamo appunto il Suillus granulatus, il pinarolo,
interessante che verso Sottoterni, Miranda, Stroncone, è il fungo del cipresso, perché il pino è cipresso, oppure da qualche altra parte lì vicino i cipressette, pioppino. Verso la Toscana troviamo nomi di funghi un po' più toscaneggianti, oppino, fungo dell'oppio in Toscana dicono, o a Morra l'alborino, albero nel dialetto toscano indica il pioppo. Il carpenello, nel nord-est dell'Umbria, carpenello, carpignolo, carpanello, con tutte le varianti fa riferimento al bosco di Carpino. Andiamo a vedere funghi caratterizzati dal colore. La verdaglia è il verde, naturalmente. Il colore può essere anche presente come attributo, la russula virescens. Forse li vediamo un po' tutti velocemente. Ecco la verdaglia, il tricolomo terreum, bigetta, moretta, anche se poi il gran numero produce nomi più spiritosi come fratino, giovannino, zingarelle. Qui è sbagliata l'immagine, perché questa è l'Arvensis, invece dovevo mettere l'Urinascens, il Torino di montagna, quello grande, perché quello verso Colfiorito e di qua e di là del Subasio, spello, viene chiamato solfarano o zaffarano o più là soframato, supprimato, a indicare il color giallo delle sfumature particolare nel cappello che può caratterizzare questi funghi prelibati. Sanguinoso, spoleto, sanguinoso, il sangue del sanguiflus, tante sanguigno, sanguinaccio, tante varianti che giocano sul colore del sangue. Ma per lo stesso motivo, anche se non c'è l'atice, sanguinello è anche il nome più verso Perugia dell'Igroforus russula. E qui entriamo in un campo, diciamo, parecchio problematico. A parte Bietta perugino, che non si capisce bene l'etimo, ma molti chiamano giustamente per il colore rocciola la russula vesca. Ora, quando nelle zone tra Terni e la Valnerina si trovano un'enormità di termini che girano intorno a vaia, baia, baglia, aglia, laia, c'è un giro di nomi che non definisce bene la matrice, che potrebbe essere individuata in vaia. Me lo fa pensare il fatto che le olive si invaiano, cioè quando cominciano a prendere un colore più vario e più scuro. Ecco, probabilmente l'etimologia è il latino varius, cioè la varietà del colore. Cagnante è cagnante perché cangia, cagliente qualcun altro dice nel sud-ovest dell'Umbria. E poi la pavonacea, la paonazza che con quel bluastra e violacea è come la stupenda coda del pavone, che del resto nella tradizione antica non era un animale di bellezza, ma è un animale che si cucinava come il pollo e la faraona e si mangiava, quindi è pavonazza per quello, non perché è rossa pavonazza come quello che ha bevuto. Bella interessante è la definizione dell'Ereus nel nord dell'Umbria, l'estremo nord, Ghezzo.
Il Ghezzo poi sconfina nella Toscana ed è un'eredità della novità portata dalla schiavitù del 5-600 in Italia, quando venivano importati degli schiavi mori, neri di pelle, e magari venivano dall'Egitto, ed ecco che l'aggettivo egiziano che si diceva Aegyptius spiega Ghezzo, Ghezzo nel senso di nero, moro, egiziano. Per il comportamento, naturalmente la famigliola, non c'è da... tanto, ecco la famigliola, l'ordinale, eccolo qua, bello, in fila, qualcun altro equivoca e cioè crea problemi chiamando l'ordinario, ma siccome ordinario è un po' dozzinale, qualcun altro corregge ordinario e lo chiama straordinario, perché data la qualità organolettica è chiaro che si chiama straordinario. Pecce calute, il fungo glutinoso, è quel personaggio imparagonabile che incontrammo sulla montagna dietro Assisi. E raccontava un tizio che campava, aveva campato raccogliendo le bacche del ginepro e quant'altri mestieri si facevano nel bosco. Diceva: s'attaccano tale lute del fuoco. Ecco perché pecce calute, s'attaccano tale lute, perché su per la macchia non si può portare la graticola, s'attacca tale mani come lo sputo della lumaca. Il riferimento alla lumaca è molto pertinente, non a caso Limacinus, che è uno dei nomi per questa famiglia di funghi, vuol dire proprio della lumaca. Puzzola, loffa, sono evidenti il significato, se poi vediamo questa cosa. Sporvorone, lo sporvorone è il Pisolitus arisus, qui ancora non spolvera, ma a maturità, non ho la foto adatta, però qui vedete che è prossimo a maturare, le spore sono prossime a maturare e a dispergersi, per cui uno le può trovare tutto intorno e individua il posto dove ci sono altri ancora non maturi. La forma del fungo è l'uovo. L'uovo vale per la cesarea come per la falloides. Eccolo qua. Il cappello, i cappellacci, la macrolepiota procerea, sono di tutte le forme, sono grandi e sono importabili. Il suffisso spregiativo dipende dal fatto che ci è voluto parecchio per convincere a consumare questo fungo, che non a caso poteva essere chiamato cruccola, e poi vediamo perché. Tricoloma acerbum, a Perugia si chiama orello, perché è il diminutivo di orlo, di orlo e di oris, che in latino vuol dire orifizio, sia la bocca che quell'altro. Ebbene, questo bordo che rientra circolarmente spiega sia il termine orello che un termine che è dell'Umbria centrale, la zona di Gualdo Cattaneo, la barcella, perché probabilmente è una piccola barca rovesciata. Non capendo bene l'analogia tra il nome e il fungo, qualcun altro forza Barcella e lo chiama Marcella. Ma è lo stesso che quando chiama le bigelle, le chiama mecelle. La rocca, verso Gubbio,
la rocca, e vedete come erano fatte le rocche delle nonne che filavano, serviva a filare, ed ecco il motivo della rocca o rocchi per certi tipi di murchelle, che altrimenti vengono chiamate o spugnole o, questa è bellina, Torgiano, la casella dell'ape, la casa dell'ape. Le forme del porcino possono essere diverse. Siamo verso la zona di Scheggia, la donzella è carina, bellina, così, tutta a posto. Oppure, più spampanata, è la signora. Oppure, se è proprio da gettare, è la matraccia. Matraccia che potrebbe significare diverse cose, ma tra le altre cose potrebbe indicare una damigiana senza il rivestimento, un vaso inutilizzabile. Ancora con la forma, la manina o ritella o detella, ritella è la pronuncia al confine nel Cascia, Norcia, al confine con una volta col regno delle due Sicile. Non a caso questo termine con la R al posto della D arriva fino a Napoli, dove il dito si chiama orite. E questo è il piccolo dito, la ritella. La ditina. Le gambe secche, non c'è da spiegare molto. Lo spinello, altrettanto. Il pettinello è la zigrinatura sul bordo del cappello, pettinello, pettinuccio. La riccia. Attenzione che anche il termine ericium è il termine latino da cui viene l'italiano riccio, sia l'animale che il capello in una certa maniera. La trombetta. Più interessante può, dal punto di vista linguistico, può essere scaroscia. Scaroscia che viene usato anche ancora nel bolognese, o almeno è stato attestato nel bolognese. In Umbria lo troviamo nell'alta valle, al confine con la Romagna. Questo perché è una parola probabilmente d'origine greca. Il fungo, quando comincia a screpolarsi, assume delle zigrinature, che lo rendono simile a un qualcosa che è stato messo sulla brace, sulla gratella che in greco si chiamava scara, e quindi escarosia, scarosia, scarogia, è scaroscia, scarogia o scaroscia, è proprio il fungo che è stato alla gratella. Il gusto. Stiamo correndo verso la fine. Il gusto, facile. Peperone o piperna, non tanto per il sapore della delica, quanto per quello più acre del fungo che è considerato parente, quasi gemello della delica, vale a dire tutta la serie dei lattari piperati. Questo è il piperatus, che con il loro latice, per cui tanti distinguono peperone senza latte, peperone dal latte, piperna, piperna. Pizzichino. Lardello, grassello, sempre il russula, c'è una bella consistenza, gustosa. Gli animali. Questi animali, qualcuno non ne vediamo, le colombine, abbiamo visto le palombine, non parliamo di lumacone, non parliamo di capinera, che è un nome del terreum, locco, lodula, sono nomi di piccole
le piote, se non macro le piote, l'eucagaricus, l'eucotites, quelli che insomma si trovano all'improvviso come un allocco, te lo trovi fermo davanti a te, o una lodoletta che fino all'ultimo, una lodola che fino all'ultimo sta sul campo e non si alza. Stesso discorso per Turino, è molto discussa l'etimologia, più probabile che venga da Tauro, da Torino, da Toro. Magari ne parliamo dopo se c'è tempo, nemmeno capra, non parliamo di capre, non parliamo di poccia capre, che tra le altre cose era quella biscia che secondo la tradizione andava a succhiare il latte delle capre o delle mucche e quindi si colava latte, quindi può essere un nome che va bene per i lattari con lattice bianco. Qui vediamo a seguire il gallo, del galletto, interessante il merlotto, perché che mi chiedevo merlotto verso Bettona, il caligatum, basta vedere, il merlo lo conoscevo, ma il merlotto non ci avevo mai pensato, il piccolo, il pulcino del merlotto, guardate che screziatura del manto che presenta, eccola, ecco il motivo per cui il caligatum viene chiamato merlotto. La barba del becco, eccola la barba del becco, la barba del caprone con questi fili sporchi, no? La carne, facile, sono tutti elementi che suggeriscono al povero Cristo che la carne se la sogna di mangiare, che ne so, o un'orecchia. Orcella vorrebbe dire orecchietta, o la grifa che sarebbe come il grifo del maiale, quello che viene in avanti, funghi lignicoli che vengono in avanti vengono chiamati grifa, o la natica nel sud ovest dell'Umbria, la nazza, la natica è il sedere prominente dell'albero. Il repandum viene chiamato anche trippina, trippetta, perché una parte della trippa è abbastanza simile. La trippa non è tutto uguale, è la trippa che si mangia. Ecco, questa è la trippetta. Tra l'altro trippina, anche trippina, è chiamata in certe parti non la trippa del vitello, ma la trippa del maiale. Altra parte di trippa è il centopelli. Eccolo il nome di centopelli trasferito sulla morchella. Verso scheggia, pasce lupo, c'è il ventellone. Il ventellone è l'ovolo che appena appena viene fuori e perché ventello è il rosso dell'uovo che si manifesta quando si apre un uovo crudo. È l'interno, il ventre, il ventello, e quindi questo fungo è il ventellone. La lengua, Montelovesco, qui lo vedete perché si chiama la lengua, ma Montelovesco lo chiamano anche, e questo è un capolavoro, questa immagine, la presciutta. Anche mangiando questo fungo, che magari pure buono, la fistolina epatica, era più l'idea di affettare il prosciutto, che fa sì che questa viene chiamata così. Finiamo con alcuni nomi che indicano come se c'è ostilità verso un fungo lo si chiama attribuendogli dei elementi di maleficità, come il malefico. Che ne so, funghi come la bessa lupaia, quella non è buona, il fungo del lupo, il fungo del serpe, fungo del cucco, fungo della capra, tutti funghi da evitare. Il più carino di tutte sono le scarpe del lupo. Qualcuno, che è una signora di Ospedaletto sul Peglia, che trovò questa Ganoderma lucidum, lo rovesciò, lo lucidò, gli dette un po' di coppale e lo utilizzava come soprammobile. A me ricorda, e lo chiamò le scarpe del lupo, a me ricorda proprio quel lupo che appare nel film con Kevin Costner, Balla coi lupi,
due calzini, che aveva questi piedini bianchi, però l'immagine c'è, ecco, le scarpe del lupo. Fungo del serpe, naturalmente questi funghi a forma di fallo, naturalmente le signore dicono, per l'amor di Dio, stai lontano da. Crucco, ecco quel che vi dicevo, crucco, cruccolo. Ora, la parola crucco è una etimologia precisa, si diffonde durante la prima guerra mondiale, quando da una trincea all'altra, tra, che ne so, slavi, tedeschi, italiani, austro-ungarici, si scambiavano insulti. Ebbene, come gli italiani li potevano chiamare in America ma spaghetti o maccheroni, tra slavi e tedeschi si diffondeva questo kruch. Kruch voleva dire mangia pane, ma era un insulto, per cui gli italiani impararono che si potevano insultare i tedeschi chiamandoli crucchi o cruccoli. E quindi il discorso è trasferito ai funghi, funghi di cui bisogna prendere le distanze. Magari sono alti, un po' strani, un po' sbilenchi, un po' scapigliati. Ebbene, questi sono i crucchi. Evitare i crucchi. Scusate che, ecco, l'ultimo è i badenche. Ora, come mai ad Allerona i funghi come il luridus o il satana vengono chiamati badenche? La conferma viene data nel vocabolario orvietano, dove ad acqua pendente poco oltre il confine con l'Umbria, badenche sono gli abitanti rivali di Abbadia San Salvatore, i badenche. Ebbene, sono antipatici gli abitanti di Abbadia San Salvatore e lo stesso bisogna evitarli e lo stesso meccanismo fa sì che i funghi vengano chiamati badenche. Su questa nota campanilistica ci sarebbe magari altro da dire, ma veramente abbiamo sfondato e per questo vi ringrazio, mi scuso di qualche confusione e vi saluto. Allora, io da oltre 20 anni seguo gli interventi di Maurizio e tutte le volte mi ritrovo a un certo punto, mentre parla, che mi devo con le mani tirare sul mento perché rimango a bocca aperta. Credo che dai commenti l'effetto lo abbia fatto anche a tante altre persone. Mi piace sottolineare un paio di osservazioni che sono state fatte da Ioanna, che ci dice che Grophorus marzuolus in Sila è chiamato il porcino dormiente, mentre da noi il dormiente anche, però lì è proprio un porcino dormiente. Perché è di prestigio, perché è di pregio. Probabilmente sì. Eccolo qui, che prontamente Leonardo ce l'ha fatto vedere. Diego Marchetti dice che nelle Marche gli agaricus ingiallenti di grandi dimensioni sono i turrini, con due R. Turrini, certo. E nel libro viene rilevato questo discorso, c'è anche una piccola discussione, ma tutto si può dire, insomma, ecco. Bene, non, poi non a caso la torrinaia, ci tengono a Gualdo a chiamarla la torrinaia. Con due R. Sì, l'associazione micologica certo. Degli amici di Gualdo. Certo. Sì. Lascio la parola a Giancarlo e ti ringrazio, Maurizio. Beh, io stavo guardando appunto tutti i commenti, ci arrivano i complimenti un po', ti arrivano i complimenti un po' da tutta Italia, per cui una serata mi associo ai complimenti di chi li ha fatti appunto su Facebook per dirti che è sempre interessantissimo ascoltarti e piacevolissimo. Ci diamo appuntamento per venire il prossimo. Penso che ci sia Gualtiero Crobu, no? Da programma, sì.
Sì, la programma, e per cui ecco, ringraziamo Tafini, il professor Tafini, per la gradevolissima serata che ci ha offerto, insomma. Ecco. Buonasera a tutti. Buonasera. Arrivederci.